il corpo sonoro, o potremmo dire anche il suono corporeo, entrambe le cose. Quindi eccoci qui, dunque, corrispondenza e la relazione, l'intreccio tra questi due termini, corpo e suono, suono e corpo. E quindi vedere poi il corpo come suono e il suono come corpo, la corporità del suono e la sonorità del corpo. Forse c'è più facile partire dalla corporità del suono. Sappiamo, se abbiamo qualche elemento pur semplice e basico di fisica, come che il suono, quindi si fondamentalmente sono onde che si muovono nell'aria, che muovono quindi proprio la materialità dell'aria, e quindi noi poi attraverso i nostri organi di senso, sempre per questo contatto e trasmissione di vibrazione, lo riceviamo, lo traduciamo e ne facciamo esperienza come suono. Un tipo particolare di forme d'onde che hanno una certa regolarità, una certa struttura ordinata. Quindi comunque il suono già in quanto tale ci mette in contatto, ci mette in relazione con questa duplicità della materia, quindi comunque il suono è fatto di materialità, anche se sottile, di movimento di onde di aria, quindi una materialità molto sottile, no? Questa corrispondenza comunque tra energia e materia. Vedendolo nel nostro corpo possiamo vedere come comunque il nostro corpo anche è fatto di quella stessa materia, a un livello sicuramente più denso, a diversi livelli comunque di densità, e questo infatti un po', no? Il sistema dei chakra ci parla anche di questa differenza di densità energetica che riscontriamo nel corpo. Quindi se lo vediamo, no? Da questa prospettiva, comunque il nostro corpo ci appare come un insieme di diverse vibrazioni, di diversi livelli di vibrazione, e quindi quasi automaticamente arriviamo a dire quindi di suono e di sonorità, perché la vibrazione è in sé percepibile come suono, anche se chiaramente occorre anche dei sensi che siano tarati su quel tipo di frequenze. Non necessariamente percepiamo, noi sappiamo che non percepiamo tutte le frequenze, ma soltanto quelle per le quali i nostri organi di senso sono settati. Ma comunque, di fatto, abbiamo questa intrinseca vibratorietà del nostro corpo. E questo ci dice cose molto interessanti. E quindi, già pensare al nostro essere corporeo, alla nostra corporeità, mi piace chiamarla così, corporeità, perché implica più un processo piuttosto che una cosa, indica un processo piuttosto che una cosa, mentre invece il termine corpo può essere scambiato un po' per una cosa, può designare quasi un oggetto, mentre corporeità è il nostro essere corpo, il nostro vivere il corpo, il nostro abitare nel corpo. E ci parla, questa parola ci parla già più di un processo vivo, e quindi mi piace usare questo termine, corporeità. Quindi questo, diciamo, un po' il quadro generale. Cosa c'è ulteriormente, probabilmente, da indagare un po' di più? È il fatto che noi comunque non siamo molto propensi a pensare, a sentire, a fare esperienza del corpo come un apparato sonoro, un meccanismo vibratorio e un qualcosa che ha in sé l'energia del suono, no? Comunque a tradurre tutte queste vibrazioni che noi abbiamo nel corpo in sonorità, in suono, o perlomeno ecco che ne percepiamo, proprio come gli organi di senso selezionano soltanto una parte del suono percepibile, è come se noi selezionassimo soltanto alcune forme vibratorie per l'emissione del suono e quindi da tradurre in voce. E questo spesso è come se noi, quindi, in tutta una gamma di esperienze, di vissuti emotivi, cognitivi, esperienziali, di qualunque tipo di esperienza, penso proprio soprattutto al mondo affettivo ed emotivo, che è di per sé proprio è movimento, no? Sappiamo che il termine stesso è emozione, vuol dire qualcosa che spinge per venire fuori, movimento, e che quindi ha una sua vibrazione, eh? E quindi è come se in qualche modo
attraverso un condizionamento che ci viene un po' dall'ambiente, quindi è come se noi avessimo imparato un po' a mettere a tacere gran parte delle vibrazioni, dell'energia che potrebbe circolare liberamente nel corpo, potrebbe librarsi, potrebbe vibrare in modo più libero e quindi farci avere un'esperienza più ricca della vita, anche se non necessariamente si deve tradurre in un suono effettivamente vocale. Ma comunque può esistere ed esprimersi. Ecco, questo è uno dei temi che vi propongo, proprio questo dell'esistenza, no? Dell'esistere della nostra voce sonora, che è connesso proprio col primo chakra, no? Col tema dell'esistenza, dell'esistere nel primo chakra. Quindi il fatto dell'esistenza, quindi il fatto dell'esistere della nostra voce in quanto tale. Quindi è come se noi in qualche modo, come dicevo, soffocassimo una parte della ricchezza vibratoria del nostro che vive nel nostro corpo per ritagliarne soltanto una parte che in qualche modo ci è funzionale, ci è richiesta un po' dall'ambiente. È un po' come se noi usassimo appunto soltanto una piccola parte del nostro potenziale, e perché in qualche modo un po' l'ambiente ci richiede questo e poi non ne facciamo comunque un condizionamento interno. Ma in che modo? Cioè, siamo di solito abituati a usare quindi la nostra voce come trasmissione di contenuti, ad esempio. Ma molto spesso il nostro parlare, il nostro emettere suoni non nasce da un vissuto corporeo interno, integrale, no? Cioè non raccoglie il nostro parlare, così come il nostro cantare, il nostro emettere suoni, non raccoglie la pienezza del suono che c'è sotto. È come se noi appunto ci limitassimo a raccogliere, a utilizzare solo un'energia un po' più superficiale, perché in qualche modo così ci è un po' richiesto dall'esterno, no? Ci è stato richiesto probabilmente molto tempo addietro, forse di soffocare l'espressione di alcune emozioni, oppure semplicemente ci risultava difficile, troppo frustrante sentire pienamente certe emozioni, e quindi sappiamo per esempio che un'azione che si mette in atto in questi casi, per esempio, è il bloccare il respiro, limitare la respirazione per limitare la percezione sensoriale proprio di vissuti interni, e questo significa bloccare la vibrazione naturale del corpo. Questo è un po' quello che sappiamo che possiamo sperimentare. Ne deriva quindi che nel nostro corpo abbiamo cominciato a costruire un po' degli impedimenti, dei blocchi, delle limitazioni a questo naturale scorrimento della vibrazione energetica, che in qualche modo va a limitare proprio il nostro rapporto con il suono. Perché in qualche modo, quindi, quello che insomma un po' il mio proposito è di fare questo parallelo, no, tra proprio energia vibratoria del corpo a diversi livelli e suono e sonorità, quindi questa e quindi voce, naturalmente. È come quindi se certe esperienze non avessero voce, in qualche modo, questa è un po' la mia idea, perché non hanno suono e quindi non hanno voce. Certe esperienze, certe sensazioni non hanno suono e non hanno voce. E quindi in qualche modo rimangono, quell'energia rimane un po' a fare da tappo, questo è un po', no, il senso, e a impedire poi una libera espressione comunque della voce in altre circostanze, e va quindi un po' a interferire col nostro processo. E quindi quello che è un po' la mia idea è di fare un viaggio che va un po' dall'esterno verso l'interno. Cioè retroflettere un po' questa dinamica, no? La voce che noi la pensiamo sempre o principalmente proiettata verso una funzionalità all'esterno, che è cosa ovviamente abbastanza naturale, no? Comunicare, incidere verso l'ambiente, produrre dei risultati all'esterno, no? Adesso mentre io parlo lo faccio per raggiungere voi e per fare in modo che riceviate quello che insomma credo sia interessante da dirvi.
da dirvi. Allo stesso tempo c'è qualcos'altro, c'è un sentire, anche il piacere del manifestarsi di questo suono, come una percezione di un corpo che vibra, respira ed emette un suono. Il fatto quindi che io ho un po' la mia idea, insomma, un po' che ho riscontrato, è che siamo molto più settati verso l'esterno piuttosto che l'interno, cioè appunto c'è questo eccessivo sbilanciamento del suono verso l'esterno. E questo produce tante, diciamo, difficoltà, nel senso che comunque è come se noi dessimo più peso di quello che potrebbe averne all'ambiente rispetto al nostro sentire. È come se noi privilegiassimo la voce che è fuori di noi, la voce, non soltanto la nostra voce verso l'esterno, ma la voce dell'esterno anche, no? Queste due cose, questo esterno, no? Riguarda sia la nostra voce proiettata fuori, ma la voce dell'ambiente proiettato che viene dall'esterno e che in qualche modo rappresenta ciò che ci condiziona, il condizionamento che in qualche modo, no? È la fonte un po' della nostra non libertà, un po' quello che nel cammino interiore, il cammino spirituale ci spinge a voler intraprendere. Quindi possiamo vedere il suono anche come il suono e quindi la voce, ecco, spesso lo uso come sinonimi, anche se poi vediamo le differenze. Il suono è proprio la materia di cui è fatta anche la voce. Il suono è metafora, con una metafora dell'agire libero oppure dell'agire condizionato. Quindi in alcune pratiche che faremo ci sarà, vi sottolineerò proprio questo passaggio dall'ascoltare il suono che viene da fuori all'ascoltare invece il suono che viene da dentro. E questo è proprio un po' il passaggio fondamentale, come se le nostre voci interne fossero un po' soffocate, azzittite, dimenticate a causa di un eccessivo spostamento del focus di attenzione verso l'esterno. Quindi prendendo maggiore coscienza di questo, tenderemo quindi a connetterci con dei suoni che cominceranno piano piano a provenire più dall'interno. Quindi quello che facciamo, no, è dal seguire il suono esterno, quindi la voce degli altri, la voce altrui, o comunque la nostra che è però modulata sugli altri o per gli altri, al sentire e seguire il suono interno, che è quindi connesso con quella che piace chiamare la voce autentica. E questo passaggio è un po' una metafora dell'abbandono, l'abbandonare, l'aderire a critico ai modelli esterni di comportamento per ascoltare i nostri desideri, i nostri bisogni in modo creativo. In modo da creare, quindi attivamente il nostro sé, di portarlo all'esterno in modo da poter incidere creativamente sull'ambiente. Quindi in un certo senso riportiamo all'interno l'energia che è esteriorizzata e lasciata agli altri. Quindi per usare un termine gestaltico, retroflettiamo la falsa voce, che è una proiezione, perdonatemi un po' questo gioco di parole. Di termini gestaltici, quel retrofit significa far tornare indietro quell'energia che è proiettata all'esterno, quindi riprendere questa energia. In realtà non è una vera e propria retroflessione, la chiamo così per vederla in positivo, ma è un riprendersi, un riassimilare un'energia che è data all'esterno per dedicarla a far emergere una voce più autentica. E poi proiettare di nuovo all'esterno, quindi la voce autentica come traccia del proprio vero sé. E quindi questo si traduce nel portare il suono verso l'interno. Quindi invertire questi due processi, proiezione e retroflessione. Noi normalmente proiettiamo fuori un'energia, una voce falsa e retroflettiamo una voce autentica. E quello che facciamo è retroflettere la voce falsa per riprendere l'energia e proiettare poi la voce autentica. Quindi questi due movimenti. Quindi molte pratiche che vi proporrò di emissione del suono tendono proprio a fare questo spostamento, al sentire il suono non più come qualcosa che va da dentro a fuori, ma da fuori a dentro, quindi che viene verso di noi, quindi indirizzare l'energia vocale verso l'interno. E
Questo potete farlo mentre si parla o mentre si emette un suono semplice. Proviamo per esempio a intonare la O, la vocale O, aiutandoci con questa visualizzazione. Provate a fare questo esercizio insieme. Immaginiamo quindi di avere una sfera all'interno della bocca, un po' indietro, proprio verso la gola. Quindi immaginiamo proprio una sfera. E iniziamo a emettere il suono. Immaginiamo proprio che la direzione dell'energia del suono, quindi magari anche dell'aria se vogliamo, venga da fuori verso dentro, verso la bocca, spinga tocchi questa sfera in qualche modo e la faccia ruotare verso l'interno, cioè diciamo in senso antiorario, se la vediamo di lato, no? Se la guardiamo, quindi che la rotazione è dal basso verso l'alto, quindi che ruota internamente, come a spingere se fosse una ruota, non andasse, come se andasse all'indietro e quindi spinge l'energia indietro. Proviamo a fare per alcuni istanti, metterò anche io un suono, magari ognuno lo fa come vuole. L'importante è che abbiamo questa idea del venire dietro dell'energia. Il suono quindi avrà un volume abbastanza basso, perché il volume alto spinge fuori l'energia, un volume abbastanza basso invece la raccoglie all'interno. Proviamo quindi con la O, con la semplice O, se c'è un po' di M, va bene, siamo abituati. Bene, bene, bene. Molto importante, poi è molto interessante scoprire, no? Un po' cosa abbiamo percepito in questo sentire, questa direzione. Infatti, quello che andremo a fare proprio è quello di portare il suono dentro il corpo per riaprire, per riarmonizzare e per modificare un po' quegli assetti che si sono creati, come diciamo, un po' di blocchi, difficoltà, impedimenti, e per renderli di nuovo invece disponibili al sentire, al corpo, alla consapevolezza in qualche modo, alla coscienza.